9 maggio presentiamo la mostra Salerno-Tunisi, viaggio sulle rotte della ceramica mediterranea. È un'occasione per scoprire le affinità che ci sono in quest'area fra gli artigiani del Mediterraneo. In particolare la ceramica è uno spunto interessante perché nel tempo, già dai tempi di Cartagine e dei Fenici, questo tipo di artigianato si è diffuso in quest'area per la costruzione di utensili di comodità e poi è stata approfondita anche dagli artisti in ogni epoca. La mostra è anche l'occasione per presentare il Forum per l'Alleanza del Mediterraneo, per l'Alleanza degli Artigiani del Mediterraneo, organizzata dalla CLAI, Associazione degli Artigiani, presieduta da Gianfranco Ferrigno. La mostra rimarrà aperta anche sabato e domenica, quindi fino all'11 maggio. A valle di questo, ovviamente, verranno mostrati gli atti del Forum per l'Alleanza degli Artigiani del Mediterraneo e speriamo che questa cosa possa continuare nel tempo ed essere uno spunto per lo sviluppo economico di questi paesi. A Palazzo Pinto, all'Arco Catalano di Salerno, a Via Mercanti. La ceramica è un bene che nasce anche dalle nostre parti e che si sposa su questo Mediterraneo con l'altra costa. Certo, tutto il Mediterraneo è piena di ceramica di alta qualità e di grande professionalità artistica. È chiaro che questa ceramica oggi riceve l'attacco dei mercati terzi, quindi dei prodotti estremamente scadenti, stampati, fatti in maniera molto male, pessima, anche per qualità dei prodotti che vengono utilizzati. È chiaro che noi dobbiamo affermare il principio della qualità, dello stile, del buon gusto e soprattutto della tipologia di colori che vengono adoperati, le tecniche di cottura, la salvaguardia del lavoro da parte per i dipendenti delle aziende. In questa ottica siamo partiti con questo progetto che pensa di avvicinare o di raccogliere tutto ciò che si produce in ceramica nel Mediterraneo per creare un fronte comune, ecco, non in maniera banale rispetto al cinesino che produce con la decalcomania, ma molto più complessamente cercare di creare una cultura del prodotto. Cioè il consumatore deve scegliere su una cultura del prodotto, deve capire quali sono le differenze, deve capire dove è lo stile, dove è la qualità, dove è la ricerca e dove è anche un poco di innovazione. Questa è la logica. Certamente fare la battaglia contro il VTO, il mercato mondiale, è una cosa impensabile, probabilmente fuori epoca. Certamente il consumatore oggi è una persona molto attenta, molto consapevole.